anche le ultime dette da Ivan Gardini, che sono un formidabile assist adesso per dare la parola al vice ministro Sileri. Peraltro, io non lo so, vado a memoria, ma insomma non vorrei... Da quando, lo dico perché io faccio la televisione, quindi poi queste cose mi piace sottolinearle, mi dovrete perdonare, da quando è diventato vice ministro, questa è la prima uscita che lei fa qui all'Alleanza contro l'epatite? Diciamo, è la seconda della giornata di oggi, sì. Quindi è la seconda in assoluto. No, no, perché questo diciamo è un vanto che ci vogliamo prendere e l'ho voluto sottolineare, c'è chi dopo... Diciamo, c'è chi dopo il giuramento fa queste cose, c'è chi fonda un nuovo partito, ma questo è un altro discorso. Allora, vado dal vice ministro Sileri, ovviamente lei ha sentito, quindi dirà quello che vuole. Possiamo anche sentire i pazienti, io ho tempo ancora. Però intanto le voglio chiedere una cosa, perché c'è stata una cosa che diciamo anche da un punto di vista squisitamente d'attualità giornalistico funziona. Dice Gardini, l'epatite C è uscita dall'agenda politica. Allora, intanto le chiedo, visto che lei ha un ruolo di grande responsabilità nel nuovo esecutivo, è vero? E se è vero, come rilancerete l'attenzione su questo tema? Beh, non credo che sia completamente vero, sicuramente se è parzialmente uscita, io questo non credo, sono sincero, la facciamo rientrare di diritto. E anche perché in merito a ripetere C non è questo il mio primo incontro, credo che, se non ricordo male, già qualche settimana fa, forse prima dell'estate, mi ricordo, forse giugno o luglio, abbiamo presentato in conferenza stampa al Senato la campagna proprio per contro l'epatite C. Credo che sarà necessario agire su due fronti. Il primo è valorizzare quello che è lo screening della popolazione. È indubbio, noi possiamo anche continuare a spendere soldi sui farmaci, ma già c'era quella famosa battuta, è meglio prevenire che curare. Purtroppo l'epatite C può essere prevenuta ovviamente con il comportamento e con diciamo un'educazione sanitaria quanto più diffusa possibile, ma individuare coloro che sono contagiati dal virus dell'epatite C precocemente consentirà di risparmiare due volte. La prima, perché la malattia non fa il suo corso drammatico e chi fa il medico e anche chi fa il chirurgo sa quanto è drammatica l'epatite C quando avanza, quando diviene cirrosi, quanto costa, prima il professore Gali diceva il costo della terapia, no? Di una vita, ha parlato dell'HIV, ma noi medici siamo abituati a pensare anche ai costi indiretti, perché i costi dei farmaci, del ricovero, della degenza, della complicanza, riesci a stimarli. Ma quanto costa una famiglia quel malato? E questo anche entra nel computo del risparmio, che non è del Servizio Sanitario Nazionale, ma è dell'azienda Italia. Quante giornate di lavoro vengono perse da quel soggetto? Quante 104 vengono usate dai familiari vicini a quel soggetto? E indirettamente a cascata, quanto costa tutto questo? Due giorni di lavoro persi in un anno hanno un costo non irrilevante. Quindi sicuramente investire e coordinare le regioni adeguatamente affinché partano dei piani diagnostici corretti. Una volta però fatta la diagnosi non è sufficiente, perché il networking di cui si parlava il professore Gardini, se non ricordo male, non è sufficiente fare la diagnosi. Significa poi dover trovare la via per portare il paziente alla cura, seguirlo durante la cura, monitorare che rientri, spero, in quel 96-98% di guarigione, e se dovesse sfortunatamente ricadere in quel 2-4%, rallentare l'avanzamento della malattia. E questa è la prima cosa da fare, secondo me prima ancora di investire in farmaci va investito in prevenzione, perché così risparmierai sul costo dei farmaci successivi. Problema dei farmaci innovativi e delle regioni. È certo che avere 21 servizi sanitari nazionali, servizi sanitari regionali in Italia, perché sono 21, alcuni sono anche molto vicini, no? Sono diversi fra loro, pone un problema risolvibile con un dialogo maggiore, con diciamo degli appuntamenti secondo me specifici, come può essere ad esempio epatite C, cioè creare un network per i 21, dice oggi si parla solo di epatite C, cosa fate? Cercare di rendere uguale ciò che viene fatto sul territorio nazionale, considerando che in alcune regioni diciamo, è più diffusa e in altri meno diffusa, e quindi andranno date risorse maggiori laddove è più diffuso e meno, e magari avvalersi di strumenti di statistica e di epidemiologia, quindi
quanto più corretti possibili per evitare quegli errori di numeri sulle partite C che abbiamo visto gli anni passati, che ulteriormente hanno aggravato questa disputa. Innegabile l'aiuto delle società scientifiche, ma non possiamo pensare che la società scientifica da sola e senza risorse, se non sulla voglia degli iscritti e dei medici che prendono diciamo fino a 60 anni, si mettono lì a raccogliere i dati e forniscono parte della loro vita, anche quella familiare dedicata agli altri, anche nella società scientifica, vanno aiutate, anche economicamente, questo lo dico da medico, così come le associazioni. Non è più possibile pensare che c'hai un silos dove c'è la società scientifica, un silos dove c'è il politico, un silos dove c'è la regione, un silos dove c'è l'associazione. È innegabile che allo stesso tavolo decisionale siedano tutti insieme. Non può essere presa una decisione senza avere dall'altra parte colui che subirà la decisione che tu hai preso. E poi investire in farmaci. Questo credo sia abbastanza scontato per noi medici. Quando tu spendi 7.000 euro per una terapia, il paziente rischia di guarire, lo dico col sorriso perché è un bel rischio, quanto hai risparmiato? È che nessuno ha mai pensato a questo, tu hai sempre pensato ai costi, prima si parlava di costi, ma caspita, un paziente che vive, che sta bene, che produce, che entra nel circuito lavorativo è prodotto interno lordo, questo ne abbiamo, lo amo sempre dire, un paziente che sta bene, la famiglia sta bene e produce lavoro è prodotto interno lordo, quello è guadagno, non è stimabile, bene. Assumiamo però che ci sia e facciamo capire che la sanità è veramente tutto. E quindi investire anche in farmaci. È un investimento che porta al risparmio.